Bene, Andrea Marconi, reduce da questi due premi, innanzitutto ti do appunto di commentare le tue sensazioni dopo aver ricevuto il premio sia dei giornalisti che di tifosi. Commentarle, beh, non... ci sono poche parole, però sono veramente contento perché non mi era mai capitato di ricevere dei premi così, così belli, comunque dove vengo premiato comunque per il mio comportamento in campo, adesso non mi vengono le parole, però un po' di emozione, cioè, sì. Alla fine non si ricevono tutti i giorni dei premi da giornalisti, dai tifosi della propria squadra, essendo comunque il mio primo anno qui alla provincia. Comunque sono contentissimo, ringrazio i giornalisti che mi hanno votato e i tifosi che sono quelli comunque ci seguono sempre allo stadio nelle partite. Ecco, parlando appunto di calcio giocato, come ti sei trovato quest'anno ad Arcelli? Che voto dai alla tua stagione o alla stagione della tua? Non mi do mai voti a me personalmente, comunque giudizio, no? è stata un'annata stupenda. Sono venuto qui conoscendo il mister, sapevo comunque che ce ne aveva parlato anche lui, che era un ambiente comunque importante dove comunque venivi seguito dalla città, dai tifosi, sicuramente diversamente da altre piazze, ecco, dove magari c'era un pochino meno coinvolgimento della gente attorno alla squadra e tutto. No, è stato veramente molto, molto bello, una stagione positiva, peccato alla fine che si è andata un po' così per il finale che si poteva fare di più. Niente, prima di lasciarci ti dico, questi due premi ti legano indissolubilmente alla Pro Vercelli e quindi la domanda d'obbligo è se il prossimo anno sarai ancora con noi. Noi speriamo di sì. Anch'io spero di sì, perché quando uno trova un ambiente sereno dove si è trovato non bene di più, proprio che punta a rifare un altro anno nella stessa ambiente, nella stessa squadra. Spero di fare un altro anno a Vercelli. Perfetto, grazie. A te. Bene.